Ben trovati ai telespettatori di Le Fonti TV a questo nuovo appuntamento con Legal Corner. Oggi parliamo di appalti e per fare un po' il punto sulle novità normative ho il piacere di avere in collegamento con me l'avvocato Antonio Battaglia, socio fondatore e legale rappresentante dello studio Battaglia e Arcieri. Benvenuto, avvocato. Grazie. Allora, andiamo subito, diciamo, alla domanda un po', che fa un po' il quadro a livello normativo di quella che è la situazione attuale. Ecco, ci spieghi un po', insomma, a che punto siamo in materia di appalti in questo momento storico? Il momento storico di certo non è tra i più favorevoli, forse per fare un'analisi dei contenuti normativi in materia d'appalti, soprattutto se ci si aspetta di trovare, considerando l'importanza della stessa materia e della pratica che ne deriva, una normativa quanto più snella e semplice che consenta un approccio sistematico e diretto al mondo degli affidamenti pubblici. In realtà sono ormai trascorsi 5 anni dal nuovo codice. E l'unica cosa certa appare, come spesso accade, a mio avviso, la nascita prematura di un progetto mosso da tante buone intenzioni, ma che non viene valorizzato attraverso l'insegnamento che gli errori del passato dovrebbero impartire. L'attuale codice degli appalti, che avrebbe dovuto sostituire la precedente normativa, e dare maggiore chiarezza ed equilibrio agli interessi che sono in gioco tra concorrenza, trasparenza, lotta alla corruzione e buon andamento della pubblica amministrazione è finito per nascere già bisognoso di modifiche. E tra queste modifiche, da quando è stato pubblicato il nuovo codice, ne abbiamo avute tre di rilevanti. In prima battuta, poco dopo, nel 2017, abbiamo avuto il cosiddetto correttivo, che subito per non farsi mancare nulla, dopo solo un anno dal nuovo codice appalti, ha rimaneggiato in maniera più o meno incisiva molti aspetti dei principali istituti, parlando dai requisiti dell'articolo 80, dei limiti, dai reati contemplati, ai criteri di aggiudicazione o, come spesso accade, si è ripetuto poi anche successivamente, anche alle deroghe per i contratti sotto soglia, le procedure sotto soglia. Così si giunge agli ultimi 2 anni, 2019 e 2020, che per diverse ragioni hanno rappresentato anche questi momenti di ulteriore apparente necessità di modifica. Si è partiti dallo sblocca cantieri nel 2019, che avrebbe dovuto dare un impulso a tutto il sistema degli affidamenti pubblici, almeno il nome in questo senso era ben chiaro. Provvedendo alla modifica addirittura qualcosa più di 30 articoli e abrogando istituti, quali ad esempio il rito superaccelerato, nonostante altri istituti del suo stesso codice non avessero ancora trovato concreta attuazione, definendo alla fine l'auspicio di un ritorno in auge del rinomato oramai, visto che se ne parla molto ultimamente, anche il regolamento unico, che sarebbe quella la chiave della potenziale semplificazione. E da ultimo poi anche la causa emergenza pandemica e la stasi susseguente dei mercati si è sentita l'esigenza di cogliere l'opportunità di qualche ulteriore ritocco per mezzo del decreto semplificazione. Nome appropriato anche questo. Ma che nello sforzo di agevolare la ripresa delle procedure di affidamento, alleggerendo il carico da stazioni appaltanti, quindi e operatori economici, ha portato ad un'ulteriore valutazione e rimaneggiamento dei soliti istituti, più che altro. Come appunto, quindi, ad esempio, un caso eclatante sono le procedure sotto soglia, che fortunatamente direi tra una prima bozza e la conversione finale hanno subito una diminuzione di quelli che sono i valori contemplati, le soglie contemplate. Ora, per quanto effettivamente una reale semplificazione sia necessaria, è indubbio che approfittare di un momento emergenziale per inserire nel calderone una modifica strutturale, a mio avviso e a nostro avviso, appare quantomeno rischioso, considerando che non bisogna perdere di vista il bilanciamento dei principi che abbiamo richiamato poc'anzi. E a tal proposito, leggevo qualche giorno fa un articolo in cui veniva menzionato l'aumento repentino degli affidamenti sotto soglia,
che però non ritengo rappresenti necessariamente un concreto segnale di ripartenza, ma nel novero delle modifiche temporanee che sono state previste al decreto semplificazione, quindi in vigore fino alla fine di quest'anno, ci troviamo forse ad un'ampliata discrezionalità nel gestire gli inviti di gara conferita alle stazioni appaltanti, ovviamente alla pubblica amministrazione, che lascia profonde perplessità sul mantenimento vigile dei principi di trasparenza e allo stesso tempo di par condicio fra i vari operatori economici. Ed è evidente quindi che al momento vige un'assoluta incomprensione della direzione assunta dalla normativa nazionale, anche alla luce delle prevedibili modifiche europee che interverranno da qui nel medio termine, per le quali evidentemente purtroppo bisogna dire, come spesso accade, ci troviamo sempre un po' in ritardo o se riusciamo a recepirle concettualmente in maniera chiara, abbiamo poi difficoltà nel riportarle in una normativa interna. Ecco, quindi diciamo nell'attuale panorama normativo, quali sono le difficoltà maggiori per gli operatori economici? Allora, è evidente che tale confusione, rappresentata dal quadro normativo, si riflette su delle difficoltà, prevalentemente in capo alle piccole e medie imprese. Quindi quella parte di, operatori economici che invece, dovrebbero essere maggiormente tutelati. Tra l'altro, in un periodo economicamente complesso per il settore privato, come quello che stiamo, vivendo, questi piccoli imprenditori o le piccole e medie imprese trovano inevitabilmente nella partecipazione alle gare pubbliche una possibile prospettiva. Questo almeno per esperienza personale e di studio, sino a quando queste stesse piccole, soprattutto piccole e medie imprese, non decidono concretamente di partecipare alle prime procedure di gara. E non è raro, sentirsi interpellare appena dopo la lettura di qualche pagina dei bandi pubblicati perché sommersi da dubbi sulla fattibilità dei progetti a base di gara, dei requisiti di partecipazione e la loro applicazione e delle molteplici attività che vanno tenute sotto controllo da una partecipazione a un affidamento pubblico e tante volte, spesso, la maggior parte delle volte, anche sulla sostenibilità economica di servizi che a volte, per come rappresentati nelle leggi di gara, rasentano purtroppo anche il paradosso. Accade quindi molto spesso che senza un sostegno esterno, come spesso ci capita di conferire, anche un ufficio gare mediamente strutturato possa incorrere in errori interpretativi della lex specialis, cioè quell'insieme di documenti che regolano la partecipazione alla gara. Sono casi che però, c'è da dire, non si verificano soltanto nelle gare di media rilevanza, e questo deve fa in realtà preoccupare, in quanto purtroppo accade anche per commesse di maggior rilievo e a livello nazionale. Ovviamente non escludo da tale novero procedure per l'affidamento anche di accordi quadri, per intendersi, accordi quadro con enti pubblici di particolare rilievo. È chiaro che ci si riferisce non solo all'interpretazione normativa da parte degli operatori economici privati, ma alludo anche se non rispecchia poi tutta la casistica, ma la competenza e la preparazione che ci si aspetterebbe da parte dell'ente pubblico. Non è la regola generale, lo ripeto, ovviamente, ma tante volte le difficoltà emergono anche per la confusione della stessa stazione appaltante nel tenersi aggiornata col susseguirsi impazzito di modifiche normative. E quindi in una simile condizione appare ovvio che la reazione delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori che cercano magari in un periodo come questo uno sbocco, non possa essere altro che negativa. Aggiungendo poi che la carenza di una scansione esatta, aggiungiamo un'incertezza delle fasi di gara e post-gara, insieme a laddove l'operatore dovesse avere in realtà presupposti per ottenere quell'affidamento, i costi per accedere alla giustizia amministrativa, in particolare in materia di appalti, sono di rilievo e a volte possono fare anche la differenza per un piccolo imprenditore.
Ecco, avvocato Battaglia, per chiudere quindi, quali interventi secondo lei sarebbero auspicabili da parte del legislatore? Si parla tanto di svariate proposte. Da qui in avanti è certamente imperativo trovare un equilibrio, anche momentaneo, per superare questo periodo che sia però concreto e non apparente, che faccia poi però da spartiacque per una modifica ed un adattamento alle direttive europee che non contempli solo il concetto della semplificazione pura e semplice, che oggi sposta facilmente l'opinione degli addetti ai lavori, ma piuttosto definisca quelli che sono gli ambiti di applicazione in maniera chiara. Di fatto, al netto degli interessi citati, che vanno tenuti bene a mente e tutelati per un equo rapporto tra il pubblico e il privato, più che un particolare intervento legislativo, e ripeto, se ne parla di tanti generi, sarebbe forse necessaria l'applicazione di un metodo condiviso la ricerca di una soluzione normativa, che sia espressione però di concetti chiari. E in questo metodo forse proprio la chiarezza è stato quell'elemento che fino ad oggi è mancato, anche a rigor di logica direi, considerata la miriade di modifiche, emendamenti, linee guida e pareri che affliggono la normativa, addirittura pareri che difficilmente riuscivano ad arrivare in tempi congrui per la definizione della problematica stessa relativa ad una gara di affidamento. Ho letto ultimamente alcune opinioni che vedono alcune opinioni tra colleghi, dottrina, che ritengono che la migliore forma di semplificazione possa rinvenirsi nell'ampliare l'alveo discrezionale delle pubbliche amministrazioni e altri intravedono questo 2021, nonostante le grosse problematiche che si rappresentano, come il giro di boa per creare quel rapporto più saldo tra pubblica amministrazione e privati. Però una previsione del genere deve comportare a monte un attento controllo di quelle che sono le dinamiche di selezione e al contempo il conferimento, se di discrezionalità maggiore prestazione appaltante vogliamo parlare, di reali responsabilità anche degli operatori stessi nelle singole stazioni appaltanti o nelle stazioni appaltanti aggregate. Contemplando per questo anche il ruolo dell'ANAC, che forse al momento o in precedenza è stata sovraccaricata, e ciò ha comportato il concretizzarsi in realtà di un'assenza, se vogliamo essere a volte anche ottimisti. Bene, io ringrazio l'avvocato Antonio Battaglia, socio fondatore e legale rappresentante dello studio Battaglia e Arcieri per essere stato con noi. Grazie avvocato e per averci un po' Grazie a lei. chiarito il comparto degli appalti, insomma c'è molto di cui parlare. Ancora tanto, sì. Grazie e do appuntamento ai nostri telespettatori alle prossime interviste di Legal Corner.